Ehi, bella! Dove vai in giro da sola? Oh, dai, dove vai vestita così? Dai, fermati un attimo, facciamo due chiacchiere. Piacere, mi chiamo donna, convivo col difetto e con la vergogna. Se giro con i tacchi e la gonna corta, se sono troppo magra o troppo rotonda. Mi hanno chiamata secca e balena, gridata in faccia e sussurrata alla schiena. Mi hanno dato della suora, della troia, della scema, senza trucco, senza smalto e crema. Con i capelli fuori, posto, senza vestiti belli addosso. Anche al buio c'è una luce che ti illumina perché tu sei bella così. Progetto Muri Parlanti, con i ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Oscar Romero di Rivoli. Il gruppo Giallo di una Fioca Candela ha incontrato Amnesty International. Abbiamo incontrato Amnesty e abbiamo riscontrato un problema rispetto ai diritti della donna. Anche nella vita di tutti i giorni e anche nella nostra scuola c'è sempre qualcuno che ti dice che vestiti puoi e non puoi mettere. Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce e ora che ce l'ho non rimarrò in silenzio. Lei preferirebbe camminare da sola nel buio che seguire l'ombra di qualcun altro. Argy Moon. Abbiamo parlato con Amnesty anche dei diritti dei lavoratori. Ci ha stupito questa cosa che oggi, nel XXI secolo in Italia, un paese che viene considerato avanzato, i diritti dei lavoratori vengono traditi. Eppure, il primo articolo della Costituzione dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. I diritti del lavoratore. Non c'è più tutela, non c'è più sicurezza. Eppure ogni giorno se ne parla. Eppure ogni giorno qualcuno muore sul posto di lavoro. Sulle strade. Nelle fabbriche. Nei campi. Nelle aziende agricole. Ogni giorno qualcuno muore sul posto di lavoro. Per portare un po' di pane a casa. Con Amnesty abbiamo parlato della condizione della donna ai giorni nostri. Nonostante le grandi lotte fatte nel tempo dal movimento femminista. Assurdamente, ancora oggi i salari delle donne sono inferiori a quelli degli uomini. Nei vertici delle aziende e negli enti pubblici le donne sono ancora in minoranza. Nel 2023, 120 donne sono state uccise in Italia per il solo fatto di essere donne. La violenza di genere continua a crescere. Bisogna fare qualcosa. Per tante donne non esiste il diritto all'autodeterminazione. Rimangono vincolate dalla mancanza di tutele sul posto di lavoro e dalla prepotenza subita a casa, dai propri compagni e parenti. Dopo questi incontri ho capito il vero valore delle donne, come bisogna trattarle e il rispetto che bisogna dare. Io non avrei pensato che un paese come l'Italia, che è avanzato, fosse così indietro. Con Amnesty abbiamo approfondito argomenti che erano ritenuti troppo superficiali. Cosa hai capito da questi incontri? Ho capito come funzionano i diritti nel mondo, che alcuni mancano ad alcune persone, anche se a noi sembra di averli, noi li abbiamo.